Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Gloria a te. Alleluia. Stasera chiudiamo un tempo per aprirne un altro, perché stasera chiudiamo i martedì della catechesi, l'ultima catechesi dell'anno, l'ultimo martedì che ci vede come comunità riunita in preghiera e in adorazione, in ascolto della parola di Dio durante la settimana, ma come ci siamo detti dal primo lunedì di luglio, dovrebbe essere il 2, mi pare, o il 3, per le prime due settimane, dal lunedì al venerdì, tutte le sere faremo come stasera, alle 18:30 la preghiera con me e alle 19 ci sarà la messa con la catechesi. Per le prime due settimane, per fare in modo che l'estate, soprattutto per chi ha bisogno di fermarsi anche un poco, bene il mare, bene la montagna, ma forse anche bene sapere che noi ci siamo, per quelli che ci sono. Noi staremo qui dal lunedì al venerdì, fermo restando la messa la domenica, per farci compagnia, in avvicinamento alla bella mamma del Carmine, così, perché il 16 luglio è la Madonna del Carmine, quindi sarà quella la tappa che ci vedrà, come dire, prepararci a quell'avvenimento. E poi avremo due domeniche successive, credo alle 11:15, che incontrerò Annalisa, le date che ho dato, alle 11:15, prima della messa di mezzogiorno, incontrerò tutti i pellegrini di Gerusalemme, che dovrebbero essere le ultime due domeniche di luglio, non ricordo bene, alle 11:15, per prepararci a questo momento così importante della nostra comunità. Ma permettetemi stasera di ringraziarvi di esserci e di essere con me a celebrare l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale. Come dicevo prima, non è solo la mia, è la nostra, anche perché certo io ho detto il mio sì e la mia natura è stata consacrata a servizio di Dio e dei fratelli, ma di questi 36 anni, 30, 31 li ho passati con voi, per cui il servizio a Dio e ai fratelli l'ho svolto primariamente e quasi totalmente qui in questa comunità insieme a voi. Quindi è un ringraziare insieme rispetto a un progetto che ci vede legati intorno al Vangelo, all'Eucaristia, alla carità, dicendo il grazie a Lui per avercelo concesso, ma anche il grazie a quelli che mi hanno permesso di poter dire il mio sì, incominciando da ringraziare mio padre e mia madre che mi hanno messo al mondo, senza i quali io non sarei e quindi non ci sarebbe neppure la mia vocazione e il mio essere oggi in mezzo a voi. E quando penso che noi povere persone, con tutti i nostri limiti, le nostre fragilità, per il nostro esserci possiamo in qualche maniera dare speranza, conforto, visione, futuro, accompagnamento a tanti che ci avvicinano. Io penso
a quelli mio malgrado e al di là dei miei meriti, che in questi 36 anni ho avuto la gioia, il conforto e la forza e la straordinaria avventura di incontrare nella mia vita. Tanti di voi, tanti di quelli che c'erano, tanti di quelli che sono passati, per raccontare con loro, raccontarci insieme la vita. Che grande straordinaria avventura è la vita di un prete, a cui è data la possibilità di conoscere la vita di tanti che si abbandonano e si aprono completamente a lui, per poter trovare quella luce che molto spesso perdono durante il loro tragitto, ma che consegnano luce, anche tantissimi ne consegnano luce e che arricchiscono. In fondo il prete dà tanto, ma è anche vero che è come una spugna che assorbe, che beve, che impara dalla vita degli altri. Oggi mi è molto più semplice, l'ho avuto sempre per natura, per attitudine personale, mi è molto più semplice guardare una persona e capirla senza che mi parli. Mi è molto più semplice, ma non mi è semplice perché sono bravo. Mi è semplice perché ho imparato sul campo la riflessione, l'attenzione, l'emozione dell'incontro. E quanto è importante quello che le persone mi consigliano. Talmente importante che mi capita che qualcuno me ne abbia consegnato 10 anni fa e che si ripresenti dopo 10 anni, io riparto dal punto dove ci siamo lasciati. È la sintonia che passa attraverso la generosità di un Dio che ti sceglie per essere a disposizione degli altri. Quanta ricchezza ho ricevuto in eredità da quelli che mi hanno e ci hanno lasciato, no? Tanti. Ultima sta Renato qui, Anna, no? Che è stata qua. Quanti dei nostri fratelli in questi 31 anni prima ho avuto la gioia di incontrare, di accompagnare al cielo, all'ultimo respiro, e quanto mi hanno consegnato. A volte è difficile, no? Dire perché uno è talmente radicato nella fede che professa. Perché certo è forte di suo, ma è anche forte di tutto quello che gli hanno passato, tutto quello che gli hanno raccontato, quello che è riuscito a raccogliere come reperti di amore, di fantasia, di futuro, anche in quelli che morendo ti hanno detto resisti, prova ad avere coraggio, che ti hanno consegnato la loro speranza. Quale grande responsabilità. Oggi probabilmente molti pensano, e anche tra i preti e anche tra i giovani che si preparano ad essere preti, che essere prete è una carriera come tutti quanti gli altri, forse un modo per vincere la resistenza di uno stato lavorativo sociale complicato. E invece non c'è coraggio e non c'è novità, non c'è avventura più straordinaria, più complessa, sicuramente più problematica, no? Di quella di un prete, anche perché tu dovendo guidare gli altri sei dinanzi. E per stare dinanzi, certo, ci sta chi dietro ti segue, ma comunque resti solo, perché stai dinanzi. Comunque sei solo nelle tue scelte, sei solo nel dover organizzare i passi importanti, ti confronti, ma sei un uomo nella comunità davanti, e il profeta in un modo o in un altro è uno che, dovendo dire prima, si prende la responsabilità di quello che dice. È una straordinaria avventura, ma solo se è una straordinaria avventura è davvero capace di portarti i doni e il significato di un entusiasmo che non può rimanere intatto anche dopo 36 anni di ministero. Non è un mestiere come tutti quanti gli altri, non è una professione come tutte quante le altre, con il rispetto che si deve a tutte le professioni. O è questo dono immenso che tu dai in ragione della fede che ti deve sostenere, dell'amore che vuoi donare, o finisce per essere la più squallida delle avventure, tra finzioni, tra doppiezze,
tra gioco delle carte che devi nascondere, con un mondo che non ti capirà mai pienamente perché ti attribuirà cose che tu non hai fatto, che non pensi neppure lontanamente di fare, che fantasticheranno sulla tua vita privata perché è gioco forza che tu sei uno nei confronti di tanti, allora devono giocarsi nel pettegolezzo e nell'onciuccio quello che è, quello che faresti o come lo faresti e con chi lo faresti. E non hanno la capacità di comprendere che tu puoi essere, puoi dire quello che dici e quello che fai solo a condizione di essere coerente con quello che dici e con quello che fai. La certezza è che con il tempo tu non ascolti più, non ti impressiona più, non ti metti neppure più in discussione rispetto a quello che pensano gli altri. Con il tempo tu organizzi te stesso in ragione di un unico ascolto, l'ascolto che proviene dall'alto, dalla certezza che quell'alto, guidando i tuoi passi, dà anche ragione al sostegno che devi dare a chi ti è affidato. Non lo ascolti più. Per assurdo non ascolti neppure più quelli che, dovendo avere più responsabilità di te, mostrano invece di averne di meno e che in fondo, in una situazione di scambio tra parola di Dio e parola di uomo, si lasciano piuttosto affascinare dalle parole degli uomini piuttosto che la parola di Dio. Stiamo qui a celebrare i 36 anni di questa storia, la mia povera storia. A volte capisco e mi rendo conto che 36 anni di sacerdozio già sono tanti. Quanti ce ne saranno ancora da vivere? Vedremo. Quanti ne devo passare qui in questa comunità? Vedremo. Io campo ogni giorno come se fosse un giorno nuovo e organizzo ogni giorno come se fosse il primo e come se fosse l'ultimo. Perché ne sono tanti di sacerdozio, tanti fatti qui in comunità che sono 31, ma anche perché la vita avanza. Avanti, quando venivo qua ne tenevo 29, adesso ne tengo 61, quindi gran parte della mia esistenza l'ho passata in mezzo a voi. Non mi pongo il problema, non posso più dire cosa farò da grande, perché già sono grande, cioè nel senso di età già ci sono arrivato, ma come lo farò sì, come lo farò sì. Il come mi interessa sempre di più, di farlo nell'essenzialità del tratto, nella semplicità del gesto, nella potenza della verità che mai rinnegherò, con il coraggio della verità da annunciare, costi quel che costi. Lo farò, perché questi sono i doni che il Signore mi ha dato e su questo io sto lavorando, a vostro servizio e a servizio della Chiesa. Che malgrado qualcuno ne può pensare il contrario, io amo teneramente e profondamente la Chiesa che mi ha generato, mi ha partorito, anche se a volte non amo perfettamente una certa parte di Chiesa, perché non riesco immediatamente a vederne tutti i tratti nella quale mi conosce. Sto qui a costruire con voi il nostro percorso, la nostra comunità. Risparmiarsi a che vale? Nella mia natura non lo so fare proprio, cioè seppure io penso e mi arrabbio e di risparmiarmi ogni tanto non ce la faccio, come appena mi dico che mi devo sottrarre, mi butto un'altra volta nella mischia, è nella mia natura. Ma è anche vero che questo sarà sempre più possibile ad una condizione. Non sappiamo quanto tempo, non sappiamo quanti giorni, che all'adulazione vostra venga progressivamente sostituito la consapevolezza che il vostro pastore è guida a Cristo e non è strumento di potere personale. E questo sarà sempre più capace di poter essere realizzato se io non sono un fine, ma sono un mezzo. Se non è come bello padre Gennaro, come padre Gennaro, come parla bene padre Gennaro, come
viva viva Padre Gennaro. Ma se Padre Gennaro, se sarà bello o brutto, bravo o non bravo, è capace di farmi innamorare di Cristo, e a Lui soltanto, e a Lui soltanto, dare onore e adorazione. Solo questo mi permetterà sempre di più di trovare la forza del mio ruolo e della mia testimonianza, anche perché tutto il resto, ve lo confesso proprio nell'amore che vi porgo, più vado avanti e più mi dà fastidio. Ve lo devo dire con tutto il coraggio, più vado avanti e più mi dà fastidio. Mi dà fastidio l'adulazione, mi dà fastidio il riferimento semplicemente all'uomo, che pure dovrebbe farmi piacere, e invece mi sembra che in qualche modo sia un venir meno mio e vostro al compito che il Signore ci ha affidato, che Lui cresca e noi diminuiamo. Ecco perché vi ringrazio di stare qui e vi ringrazio per tutto quello che abbiamo fatto insieme. Senza non avremmo potuto ottenere nulla, ma proprio perché abbiamo fatto tanto, adesso dobbiamo fare di più, molto di più. Riuscire a cogliere sempre di più quanto importante sia essere in Cristo, per Cristo, con Cristo. E questa sarà la mia più grande consolazione, che mi permetterà di dire, con me o senza di me, la mia comunità cresce, si fortifica e resta comunità in Cristo. E allora continuiamo la nostra celebrazione, ringraziamo il Signore dei doni che ci ha fatto e soprattutto che ci dia la sua sapienza per continuare i nostri passi. Sia lodato Gesù Cristo.